Buonasera a tutti ragazzi, buonasera a tutti. Dopo partita in differita, ieri non abbiamo potuto con Antonio fare il dopo partita, quindi lo faccio oggi e vi invito a iscrivervi al canale. Saluto prima di iniziare due tifosi della Juve, della nostra Juve, due grandissimi tifosi storici, Emanuele e Gianfranco. Vi saluto, vi mando un abbraccio, due tifosi che ci seguono sempre, quindi vi saluto, due tifosi che non seguono più la massa, quindi seguono, hanno i nostri consigli, ormai da tempo hanno cambiato mentalità, quindi non seguono più la massa, ecco. E di questo volevo parlare, non seguite la massa, non seguite la massa. Ieri sera, ragazzi, è stata una buona partita, operaia, ma non una bella partita. Le belle partite, ragazzi, sono altre, lo sapete già, quindi inutile prenderci in giro, dire puttanate. Le belle partite sono altre. Se giocavi così contro il Liverpool ieri sera, avrei preso 2 o 3, o con il Real Madrid, il Barcellona, ne avrei 2 o 3 gol avremmo preso ieri, se giochi in questo modo. A centrocampo veramente scandalosi come sempre. Abbiamo tirato avanti la baracca fino alla qualificazione con questo centrocampo, quindi Sarri ha fatto il suo, missione ormai, la missione l'ha portata al termine, a qualificarci, quindi primo turno in cassaforte, primo posto in cassaforte. Detto questo, a Sarri non possiamo dire nulla ormai, nemmeno ai brocchi che c'erano ieri sera, perché comunque hai superato il girone al primo posto con una giornata d'anticipo, ragazzi, quindi adesso tocca alla società, a gennaio tocca a loro, quindi a Sarri è rimasto solo in questo campionato non farsi scavalcare da Conte, che comunque sta andando forte, quindi come sappiamo è rimasto il campionato, chiudere come campioni d'inverno, ormai non ci sono obiettivi, ormai il primo posto, lasciamo stare la Coppa Italia, che quindi, il primo posto ormai è andato e non possiamo chiedere nulla ai giocatori, che non c'entro, comunque non c'entrano niente, è a Sarri. Tocca alla società. Detto questo, ieri sera Dybala, grande Dybala, grandissimo gol, un gol che ha ingannato il portiere, ha ingannato il portiere. È proprio di quello che vi volevo parlare, ragazzi. Ieri sera ho sentito qualcuno che diceva: sì, ma il portiere ha sbagliato, il portiere la poteva prendere. È stato proprio Dybala che ha ingannato il portiere, la bravura di Dybala a ingannare il portiere, perché comunque il portiere da lì non si aspetta il tiro, si aspetta un cross, si aspetta che Dybala la metteva in mezzo. È stata la bravura di Dybala ad ingannare il portiere, non il portiere che ha sbagliato. Quindi grandissimo gol, Higuain monumentale come sempre, quando è entrato ormai ha una visione di gioco, dopo abbiamo visto anche con l'Atalanta cosa ha combinato. Quindi il centrocampo ne voglio parlare, perché sappiamo già la difesa, a parte il salame Danilo e scoglio De Sciglio che abbiamo, ha mantenuto la baracca d'élite in difesa, sappiamo tutti, a differenza di quei due fessi merda azzurri che parlano sul canale male di d'élite. Adesso la potete prendere nel culo ancora una volta, rosicate solamente, potete solo rosicare, quindi anzi pensate al vostro Broccacu pagato 80 milioni, quindi continuate a rosicare. Intanto noi ci godiamo i top assoluti, noi ci godiamo, quindi rosicate, perché giustamente devono rosicare, che devono dire. Quindi monumentale anche l'élite come sempre, ha salvato se non sbaglio su 3 occasioni o addirittura su 4 occasioni clamorose ieri sera, quindi dire straordinario è poco. E poi voglio concludere con Ronaldo. Ronaldo ieri, ragazzi, ha fatto una buona partita.
a volte inganna, perché voi tutti seguono sempre la massa. Voi dovete guardare una cosa. Allora, quando giocava al Real Madrid, Ronaldo era aiutato da Benzema, da Isco, da Bale, da Kroos, da Modric, da Marcelo. Quando c'era Mandzukic, ragazzi, apriva gli spazi a Ronaldo, se vi ricordate l'anno scorso. Ronaldo, al limite dell'area, era un'altra persona, tirava. Cioè, era un altro Ronaldo, proprio un'altra persona, un altro giocatore. Adesso perché Ronaldo trova difficoltà? Non sta in forma, è tutto quello che volete. Ritornerà in forma dagli ottavi in poi, vedremo il vero Ronaldo, tutto quello che volete. Però l'assenza di Mandzukic quest'anno sta pesando in attacco a Ronaldo, cioè almeno a Ronaldo sta pesando questa cosa qui. Perché? Perché lui, era lui che apriva gli spazi come Benzema al Real Madrid, lui era il Benzema del Real Madrid, Mandzukic, perché apriva gli spazi per Ronaldo. Infatti Higuain, Mandzukic insieme a Ronaldo si trovano meglio. Invece Dybala è un altro tipo di giocatore, non si porta l'uomo Dybala. Quindi se Ronaldo ne ha due, adesso se ne ritrova tre. Invece quando c'era Mandzukic se ne portava solo Mandzukic, se ne portava due giocatori, due difensori, se li portava solo Mandzukic, come faceva Benzema nel Madrid. Ronaldo, cioè, è un giocatore per Ronaldo, devi giocare, la squadra deve giocare per Ronaldo, quello voglio dire, ragazzi. Non è Messi che prende palla da centrocampo e segna, mettetelo in testa. Ronaldo è un altro tipo di attaccante, sono due top assoluti, Messi e Ronaldo, ma sono diversi. Ronaldo al Real era aiutato dalla squadra, qui abbiamo già un centrocampo che non fa da collante all'attacco, perché comunque è un centrocampo di brocchi, lontanissimo dal centrocampo del 2015. Quindi cosa pretendete? Metti un Pogba, un Rakitic dietro Ronaldo e poi ne riparliamo. Metti un attaccante che aiuta Ronaldo e apre gli spazi. Apposta vi ho detto, e ve l'ha detto anche Antonio, a questa Juve serviva Icardi, serviva. Perché comunque Icardi, certo, tra Higuain e Icardi ce ne passa. Higuain è superiore su tante e tante cose, ha più esperienza, tutto quello che vuole. Però Icardi si porta l'uomo, ti crea gli spazi, creava gli spazi per Ronaldo. Ecco perché serviva Icardi, serviva un attaccante di peso. Ecco perché l'assenza di Mandzukic quest'anno sta pesando solo per Ronaldo. Per il resto, tutto quello che volete, tutti si sono dimenticati di Mandzukic e a nessuno sta pesando questa assenza qui. Ma per Ronaldo sta pesando l'assenza di Mandzukic. Si trovava la meraviglia, riapriva gli spazi, Ronaldo segnava da fuori l'anno scorso, faceva cross, tutto quello che volete. Quindi ritornerà in forma, ne sono sicuro che ritornerà in forma, ma servono i giocatori da affiancare Ronaldo, devi fare la squadra, altrimenti fa bene ad andare via prima del tempo. Hai capito, Paratici? Oh. Quindi detto questo, non ho altro da aggiungere, ragazzi. La partita di ieri, una buona partita operaia, ecco, questo è stata una buona partita. Il gioco di Sarri, sì, sono sicuro che si vedrà dagli ottavi in poi, quando le partite saranno partite serie, perché queste sono qualificazioni, gli ottavi, queste sono partite del girone, non contano nulla. Quindi lì dovrà far vedere il gioco Sarri, e lì servirà veramente il gioco, lì dovrà giocare a calcio con i squadroni. Quindi sono sicuro che ci sarà dagli ottavi in poi, come sono sicuro che sta società a gennaio non fallirà di nuovo sul mercato per il centrocampo, perché altrimenti veramente chiudiamo tutto, chiudiamo baracca se Paratici fallisce pure a gennaio. Quindi è primo posto conquistato. Chiudo, ragazzi, chiudo con la frase storica di oggi, che è la seguente: primo posto conquistato, e insieme al primo posto la canna da pesca è pronta, ragazzi. Paratici, adesso tocca a te pescare. Ciao a tutti.